Allora, chef, sì. Padella già sul fuoco. Sul fuoco. Vedo dell'aglio. Sì, stiamo usando dell'aglio soffritto con semi di zucca. Addirittura? Sì, noi è un piatto mediterraneo, basato sulla cucina mediterranea, però lo consumiamo con un po' di zenzero, sì, per dare un po' di personalità a questo piatto. Cosa stiamo preparando? Stiamo facendo delle fettuccine di alga spirulina. Sì. E con gamberoni di mazzara e pomodorini. Nell'estate, nella semplicità del suo piatto, sarà molto profumato. E daremo una cottura, una scottata a questo gamberone che è già di suo buono, aggiungendo pure dei pomodorini e un po' di zenzero per profumarlo, come dicevamo. Allora, questo è un piatto che avevi già proposto, sì, altre volte? Lo ritroveremo nel nostro menù, l'ho già riproposto qualche altra volta, ho messo giù la pasta che nel frattempo non cuoce. L'aglio deve imbiondire soltanto, poi verrà tolto. Intanto ci abbassa un pochettino la fiamma. E quindi questo sarà un piatto del menù? Sì, assolutamente. I nostri clienti troveranno questo piatto qua nel periodo estivo e fino ad autunno inoltrato, perché per i prodotti che andiamo a usare soltanto di stagionalità li possiamo trovare in questo periodo. Ecco, questo è importante, seguirete, certo, la stagionalità. Io faccio un'azione un po' inversa di qualche mio collega, cioè praticamente prima mi scotto i pomodorini, sì, perché hanno un tempo di cottura relativamente più lungo al gamberone. Io mi sto aiutando con un pochettino poi di brodo di pesce fatto sempre delle scorzette del gamberone che io ho eliminato, perciò prima i pomodorini, poi metterò il gamberone che ha un tempo di cottura breve e allungherò con un pochettino di brodo di pesce del gamberone stesso. Perfetto. Noi abbiamo un sapore molto intenso del mare in questo piatto. Le andiamo a profumare con lo zenzero perché c'è quella acidità che a me interessa avere in questo piatto. Ok, chef, seguiremo tutto il procedimento. Va bene. Ok.